abbiamo fatto tutta una serie di attività che riguardano sia la società, l'organizzazione, perché per gestire un progetto importante così bisogna avere anche una struttura organizzativa che sia adeguata. Abbiamo lavorato ovviamente, come sapete, sul progetto stesso, l'abbiamo aggiornato, abbiamo approvato l'aggiornamento il 15 di febbraio, abbiamo trasmesso tutta la documentazione al MASE, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture, e si è avviata la valutazione di impatto ambientale fine della scorsa settimana. In questa settimana sarà convocata la conferenza dei servizi e quindi l'obiettivo è quello di raggiungere il CIPES per metà dell'anno. Sapete che il CIPES è il passaggio in cui il progetto tecnico verrà approvato, esaminato e auspicabilmente approvato, ma non soltanto questo, perché verrà approvato anche il piano finanziario dell'opera e verrà verificata l'intera copertura del fabbisogno. Rispetto alla prima... Sì, prego, prego. No, dicevo che questa per esempio è una cosa molto importante, perché a differenza di quasi tutte le grandi opere realizzate in Italia, questo progetto avrà una copertura finanziaria dall'inizio per tutto l'importo e quindi non dovrà ogni anno aspettare che vengano assegnate risorse. Questo evidentemente dà anche una maggiore tranquillità, una maggiore certezza sul fatto che una volta partiti i lavori sul territorio, questi saranno completati nei tempi previsti. Rischio sismico e quel vento, che cosa ci dice? Ma sono due temi che sono stati dibattuti in maniera da anni, con aggiornamenti continui, quindi il ponte per le sue caratteristiche resiste al sisma di magnitudo superiore al settimo grado della scala Richter, il vento è la stessa caratteristica del ponte, si dice un ponte alare, no? Dal disegno alare, cioè proprio costruito e immaginato proprio per considerare il vento, le velocità del vento, quindi resiste a oltre 250 km orari, forse 300, ma il massimo vento registrato nello stretto supera di poco 100 km orari, ovviamente per brevi periodi. Quindi sono due temi noti su cui è stata dedicata una grande attenzione, che non finisce qui chiaramente, perché noi continueremo a studiare il vento, il sisma e tutti gli aspetti che riguardano il progetto, cercando di migliorare ulteriormente le performance, di acquisire le tecnologie più moderne, più aggiornate, perché è un progetto che richiede tempo di realizzazione e molta attenzione. I primi cantieri saranno quelli relativi agli espropri, saranno demolite le case per prime, e quando la prima pietra? No, guardi, assolutamente il tema espropri. Sappiamo benissimo che il tema espropri è in questo momento il tema più importante, più delicato, a cui dobbiamo dedicare il massimo dell'attenzione e stiamo dedicando il massimo dell'attenzione. Il contraente generale ha fatto già un aggiornamento del piano degli espropri, fa parte della documentazione che è stata già trasmessa anche qui al Comune di Messina, a tutti gli enti coinvolti. Non appena verrà convocata la conferenza di servizi, pubblicheremo un avviso con tutti i dati riguardanti l'attuale piano di espropri, quindi le ditte, le particelle. Apriremo subito dopo, immediatamente, uno sportello qui a Messina e uno a Villa San Giovanni. I due sindaci ci hanno offerto degli spazi nell'ambito dei due comuni. A cosa serve questo sportello? A dare informazioni, a incontrare le persone che vorranno venire a parlarci, a verificare che i dati sono tutti quanti corretti, a prendere atto di eventuali osservazioni, raccomandazioni, richieste per definire quello che è il piano, diciamo così, aggiornato. E la fase vera e propria degli espropri inizierà soltanto dopo l'approvazione del CIPES e, come si dice, usando il termine di legge,
quando verrà dichiarata la pubblica utilità. Non saranno certo le case i primi obiettivi di questa fase delicatissima. Noi cercheremo di dare a tutti il tempo necessario, cercheremo di trovare con tutti un accordo che riguarda sia i valori sia i tempi. Noi vogliamo fare quest'opera insieme al territorio, ben sapendo che a un certo numero di persone daremo dei fastidi, daremo dei problemi, cercheremo di fare di tutto per attenuarli, tenendo presente la grandissima utilità che quest'opera porta per tutto il territorio e per tutti gli altri cittadini, le altre persone. Cioè, chi dice invece lui...